Bene così, un'altra vittoria. Adesso siamo primi da soli, a 13 punti. Bene, 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 sono contento. Oltre a vincere, abbiamo vinto giocando secondo me bene, discretamente. Perché secondo me la partita di ieri è stata una partita molto simile a quella dell'altra volta. Forse con qualche errore in più, con qualche disattenzione in più, però mettiamoci anche il fattore stanchezza che secondo me ha influito, perché non scordiamoci che Livorno ha fatto in più o meno una settimana 3 partite, e fra le 3 vittorie e 8 gol in totale, ovvero Alessandria, Lucchese e Pistoiese, appunto. Cosa intendo dire con una partita simile a quella dell'altra volta? Ovvero che è stata una partita gestita principalmente a Livorno. Ripeto, forse ieri ha concesso qualcosina in più rispetto alla partita contro Lucchese, però secondo me ci sta. Che si sta a vedere tutto, stanchezza, ma comunque un altro tipo di squadra, un altro tipo anche di formazione, perché comunque Livorno ha fatto un leggero turnover, giustamente, anche per far riposare qualcuno. Quindi secondo me ci sta. Però appunto, nonostante tutto, secondo me è stata una buonissima prestazione. E quindi sono contento perché, vabbè, per chi mi segue magari lo sa. A me se si vince chiaramente ben venga, cioè, mi interessa il risultato, però se lo facciamo anche giocando in maniera discreta mi garba ancora di più, diciamo, ha un sapore in più, ecco. Quindi bene così. Parlando della partita, come faccio sempre, ovvero facendo una sorta di sintesi, no? Parlando del primo e del secondo tempo, c'è da dire che anche qui le cose sono andate più o meno, diciamo, sullo stesso andamento della partita precedente, ovvero secondo me un buon primo tempo e un secondo tempo sempre buono, però con qualche magari disattenzione in più, con un po' meno concentrazione, ecco. Quindi, primo tempo, appunto, un Livorno che parte in maniera con una mentalità secondo me giusta, ovvero attaccando il giusto e gestendo la palla senza necessariamente fare i rincorsoni, perché Livorno ultimamente, nelle ultime partite, oltre a comunque attaccare, diciamo che non è che va subito su, ecco, ma diciamo fa un gioco abbastanza dormiente, nel senso fa passare la difesa, cioè ci arriva tranquillamente e molto, molto volendo anche lentamente a volte davanti al portiere, nella zona appunto d'attacco. Quindi c'era una buona, diciamo, amministrazione della palla, ecco. E appunto il primo tempo è iniziato così, che Livorno senza grandi furie gioca tranquillamente e riesce in maniera anche fortunosa a trovare il gol del vantaggio con Valiani, praticamente una sorta di, chiamiamolo, rimpallo. Ora non ricordo se è stato per via, cioè, di un rimpallo col portiere o col difensore, comunque poi eventualmente lo vedrete poi negli highlights. Quindi diciamo, trova in maniera fortunosa il gol, però era anche giusto perché fra le due squadre, se una delle due doveva proprio far gol, era giusto che lo facesse Livorno. Quindi diciamo che, chiamiamolo, il karma è stato corretto nei confronti del Livorno, ecco, per quello che stava facendo. Nonostante questo, comunque, più o meno la partita, anche dopo il gol, il primo tempo, è andato sugli stessi binari di come era iniziato. Forse Livorno si è un pochino più, diciamo, rilassato dopo il gol, però niente di clamoroso. Iniziato, quindi così finisce il primo tempo. Iniziato il secondo tempo, il Livorno invece era secondo me leggermente più disattento, se vogliamo, come dico sempre, e meno male, posso dire così, queste due partite. Trovare pelo nell'uovo, il Livorno è un pochino più moscio, ecco. Dico così perché come ormai dico da sempre in questi commenti, ci metterei la firma se Livorno giocasse così, gli si addormentasse così poco, ecco. A me mi va bene quello che sta succedendo per ora, se il vero risultato che gioco mi va più che bene, quindi ci metterei la firma, anche se Livorno si addormenta un po', ecco. E quindi appunto il secondo tempo inizia con Livorno forse con una concentrazione diversa, magari con troppa consapevolezza del vantaggio, però nonostante tutto, anche se concede qualcosa alla Pistoiese, credo che non ha mai fatto sì che la Pistoiese potesse veramente credere nella partita. Sì, ha concesso qualcosa, però secondo
secondo me niente di clamorosamente pericoloso. Ha rischiato qualcosina, però secondo me, a parere il mio, niente di clamoroso, ecco. Insomma, nonostante tutto, comunque Livorno riesce ad avere le sue occasioni da gol, e infatti poi alla fine, proprio sul finale, Livorno riesce a ottenere un calcio di rigore. Non so se c'era o non c'era, perché era dall'altra parte di campo, da dove ero io, ero, diciamo, in curva nord, quindi era dall'altra parte, diciamo, verso più la curva sud, bar, eccetera, ospiti. Quindi non so se c'era o non c'era rigore, comunque resta il fatto che il rigore è stato concesso e niente, Livorno ha trovato un punto, come ho detto prima, proprio sul, più o meno sul finale, e il gol del raddoppio con Montini, se non erro. E niente, e così si è conclusa la partita. Quindi, come ho detto già all'inizio, una partita gestita principalmente, ma non così clamorosamente come l'altra volta contro Lucchese, però comunque la maggioranza del possesso palla della partita c'è stata, ovvero una partita gestita principalmente a Livorno, e una buona partita sicuramente, e bene così. Però, come ho detto prima, bisogna anche vedere tutte le cose, perché è vero che magari se abbiamo la qualità, a volte, forse io devo parlare al tifoso, magari si pretende appunto questo tipo di gioco qua, o magari sbaglia di meno, però non scordiamoci tutti i vari fattori che ci sono nel calcio, ovvero stanchezza e pressione anche mentale, volendo. Comunque poi trovi anche una squadra che magari si presenta in maniera diversa a livello qualitativo, a livello di gioco, quindi magari possano cambiare un po' le cose. Scordiamoci che sono umani anche i calciatori, eh. Quindi ci può stare questa mini attenzione in più, però ripeto, perché non voglio confondere magari la gente, io non ho detto che li avevo giocato male, assolutamente. Se devo dargli un voto, l'altra volta li do 8,5, questa volta li do 7,5. Non do 10, perché 10, se me lo dovessi dare, lo devo dare proprio per super partite, ecco. Però, ripeto, 7,5 non è assolutamente male. Dico solamente che rispetto all'altra volta, secondo me c'è stata qualche disattenzione in più. Poi ripeto, il Livorno ha fatto anche giustamente, seppur leggero, un po' di turnover, quindi magari non lo so, ma a rosa, diciamo, completamente solare, magari le cose sarebbero andate diversamente. Comunque, detto questo, niente. Come ho detto all'inizio del video, sono molto contento, credo che lo siamo tutti. Fra l'altro, ho visto anche un ritorno di passione, chiamo così, di tifo, perché ieri la curva, se non era piana, poco ci mancava. E quindi, bene così. La città sta rispondendo, ecco, ai risultati. Bene. Insomma, detto questo, arrivo alle conclusioni. Vi ricordo che, per chi non lo sapesse, la prossima partita la giocheremo a Ponte d'Era, contro Ponte d'Era, alle 4 e mezzo, non alle 8 e mezzo, quindi 10 ore di pomeriggio. E ora faccio la figuretta, non mi ricordo se è sabato o domenica, credo domenica, a regola di solito si gioca alle 4 e mezza domenica. E niente. Speriamo veramente di continuare così, perché sembra che quest'anno, io ho paura a dirlo, però te lo devo dire perché ero in commento, quindi mi tocco. Sembra che quest'anno sia l'anno buono. Speriamo veramente di continuare così, di non fare la botta come spesso alle squadre può succedere poi. Beh, detto questo, prima di dire ciao, ci vediamo al prossimo video commento, audio commento, le pare, volevo salutare quel ragazzo che ieri allo stadio mi ha fermato per addirittura chiedermi una foto. Purtroppo l'abbiamo fatta perché c'era un po' troppo asino, insomma, questa qui. Ti ringrazio e niente, ciao. Comunque, a parte questo, niente, ci tenevo a risalutarlo, e ora invece saluto tutti e ci vediamo, come ho detto prima, nel prossimo video. Ciao.